25 anni di una fiera sono l'occasione per festeggiare ma anche per guardare avanti, quindi la sfida era proiettare Artissima nel futuro e quindi sottolineare ancora questa sua identità sperimentale. Gallerie da tutto il mondo, si può veramente fare il giro del mondo in 2 ore, Filippine, Angola, Lima, Brasile, e questo per noi è un importante traguardo. Nuovi progetti come la sezione Artissima Sound, totalmente dedicata alle opere sonore, rispondendo anche a come gli artisti lavorano attraverso diversi mezzi espressivi. Una sezione che alle OGR, Officine Grandi Riparazioni, che è un'esperienza immersiva. La fiera ospita anche Artissima Experimental Academy, una scuola temporanea in partnership con Combo. Ci sono queste tende geodetiche dove vivranno gli studenti, che vivranno e lavoreranno insieme sull'idea di suono, guidati dal musicista sperimentale Jan Werner, uno dei fondatori dei Mouse on Mars, creando un'opera sonora e metteranno in piedi una performance che sarà in qualche modo il momento finale della festa, la celebrazione. Quest'anno lanciamo anche Artissima Junior, uno spazio dedicato ai bambini con l'artista Aleko, nato in partnership con Juventus e curato da Zonarte, un progetto per noi emozionante in cui i bambini lavoreranno a creare un'opera d'arte contemporanea, Il Giardino. Perché? Non solo perché per i bambini sarà un'esperienza fantastica, ma è anche il modo per convincere tanti genitori su cosa sia l'arte contemporanea, su viverla insieme. E poi, come sempre, molti progetti per il pubblico, i walkie-talkie, le visite guidate, cioè l'idea che il pubblico possa arrivare ad Artissima e in qualche modo capire non solo cos'è una fiera d'arte contemporanea, ma cosa sia il contemporaneo, quali sono le idee degli artisti, dove va l'arte, è un'occasione preziosa.